C'è il pubblico delle buone occasioni, non delle grandi occasioni qui a Chieti. Intanto partiti, avanza Vitone, può provare la battuta Berardi, anzi Capogna, la prova, sì, con il sinistro, pallone alto, recupera palla però Cardinali, ancora per Del Pinto, Del Pinto, limite dell'area, non trova Varchi Del Pinto, allora De Souza, ancora De Souza, prova a saltare l'avversario, la conclusione, il palo del Chieti gol, ha segnato il Chieti, il gol di Capogna, ha segnato il Chieti, 18 minuti e mezzo, Riccardo Capogna porta in vantaggio il Chieti. Berardino, può avanzare Berardino, lo accompagna sulla sinistra e viene servito Del Pinto, alza la testa Del Pinto, il cross per De Souza, ci arriva De Souza a colpire di testa, pallone in out, ma si era addormentato nella marcatura rapisarda. Intanto fischia Gersini, finisce il primo tempo senza recupero, il Chieti è in vantaggio di una rete, quella realizzata al 19esimo da Riccardo Capogna. Rieccoci dallo stadio Guido Angelini di Chieti, sta per iniziare il secondo tempo. Prima novità rispetto al primo tempo, è iniziato a piovere qui all'Angelini, intanto secondo tempo partito proprio adesso. Ancora Bigoni, limite dell'area, poi Berardino, Cardinali, out! Applausi per il Chieti, 14esimo, entra dunque Vittorio Trearico, esterno d'attacco, classe 1989, esce Ciotola. Attenzione, break l'Aquila, l'errore di Gigli, entra in area Giannini. Clamorosa palla gol fallita dall'Aquila con Gaetano Giannini. L'Aquila con Trearico, attenzione, Trearico vince due rimpalli, Trearico, il tiro e la parata di Cappa. L'Aquila vicinissima di nuovo al gol. La conclusione intanto non ci pensa su due volte Carcione, sostituzione del Chieti, è uscito con il numero 10 Riccardo Berardino ed è entrato con il numero 16 Domenico Mungo. Per il Chieti è uscito con il numero 11 Riccardo Capogna ed è entrato con il numero 18 Jonathan Alessandro. Sostituzione nell'Aquila, esce col numero 9 Infantino ed entra col numero 18 Ripa. Alessandro, Alessandro, la conclusione sul primo palo, la parata in due tempi di testa. Vitone, poi Bigoni, il traversone teso, il pallone che filtra, costretto ad uscire, al suo posto entra Andrea D'Amico. Ripa fa salire in prota sulla corsia di sinistra, pallone di ritorno per Ciccio Ripa in area, il dai e vai con Ripa, la chiusura di Filippo in calcio d'angolo, occasionissima l'Aquila, fischia l'arbitro, è finita qua, vince il Chieti 1-0, va in finale l'Aquila, va in finale l'Aquila, fanno festa i 300 sostenitori rosso-blu, che partita ragazzi!